Ciao a tutti da lunadividlab.it. Oggi cominciamo a vedere la storia dell'arte bizantina. Cosa si intende per arte bizantina? Si intende l'insieme delle manifestazioni artistiche proprie dei territori assoggettati politicamente all'imperatore bizantino, detto Basileus, che risiedeva a Bisanzio, poi chiamata Costantinopoli ed odierna Istanbul, nel periodo di tempo che va dal 324 d.C., anno in cui l'imperatore Costantino scelse la città come sede imperiale, fino alla sua caduta per mano dei turchi ottomani del sultano Maometto II nel 1453. Ma va sotto il nome di arte bizantina anche la produzione delle diverse aree che, seppur politicamente indipendenti, dipesero culturalmente dalla cultura bizantina. Quindi i regni dei Serbi e dei Bulgari, la Russia di Kiev, l'Armenia e la Georgia. Avremo modo di vedere anche l'Italia, che ebbe rapporti sia politici che culturali con l'impero bizantino, ed in particolare Ravenna, dove sono note delle chiese ricoperte da mosaici bizantini, appunto, dell'età dell'imperatore Giustiniano. Una precisazione, impero bizantino in realtà non è molto esatto come termine, è una convenzione della storiografia moderna, perché non esisteva uno stato così chiamato, esisteva invece l'impero romano con capitale Costantinopoli, divenuta la nuova Roma. Iniziamo a parlare proprio di Costantinopoli e della suddivisione temporale che si adotta per convenzione per parlare di questa materia. C'è un primo periodo storico che va sotto il nome di periodo paleo-bizantino, che a sua volta si divide in diverse età. L'età costantiniana ovviamente è la prima e ce ne occuperemo in questa e nella prossima lezione. Abbiamo già detto che Costantino nel 324 fissò la propria residenza e quindi la capitale dell'impero nella cittadina greco-romana di Bisanzio, sulle rive del Bosforo, stretto braccio di mare che separa l'Europa dall'Asia e mette in comunicazione il Mar Nero con il Mar di Marmara. Costantino ribattezzò la città Costantinopoli. Il tutto per motivi strategici oltre che politici, perché la città sorgeva in una posizione felice su di uno scosceso promontorio del Mar di Marmara. Il sito era impervio, tra colline e valli, le cui pendici degradavano rapidamente verso il Mar di Marmara a sud e a nord verso il Corno d'Oro, la stretta lingua d'acqua sulla costa europea del Bosforo che si incunea profondamente verso l'interno del territorio. Ma Costantino si avvalse delle grandi capacità ingegneristiche dei romani e grazie ad un ardito sistema di livellamenti e terrazzamenti cominciò a costruire la nuova Roma, come fu chiamata diverso tempo dopo. Dei monumenti da lui edificati restano poche tracce archeologiche, ma resta memoria nelle fonti scritte. La città venne inaugurata l'11 maggio 330 con una cerimonia nell'ippodromo. Prima di analizzare l'argomento di oggi, e cioè il foro e la colonna di Costantino a Costantinopoli, è bene ricordare un paio di date importantissime legate a questo imperatore. Nel 313, con l'editto di Milano, Costantino liberalizzò la professione del cristianesimo, parificandolo agli altri culti. Restituì alle comunità cristiane i beni confiscati dagli imperatori precedenti, ostili al culto, e così si determinò l'adesione della Chiesa nascente all'impero. Costantino infatti aveva intuito che il cristianesimo era compatibile con la sua idea di un regime nel quale il potere politico fosse considerato di origine divina e quindi la cosiddetta teocrazia. In più Costantino pensava che il cristianesimo potesse addirittura rafforzare la teocrazia, dando una nuova legittimazione al potere imperiale, tanto più che il cristianesimo si stava diffondendo proprio tra i ceti dirigenti e tra le élite culturali che garantivano pieno appoggio al governo imperiale. Altra data importante è il 325, Concilio di Nicea. Costantino, come pontefice massimo, riunì 300 vescovi nel primo dei concili ecumenici della Chiesa. In questa occasione si definì il dogma della Trinità e si condannò la dottrina di Ario, cioè l'arianesimo, che fu definita un'eresia, cioè una dottrina opposta alla verità e all'autorità. L'arianesimo sostanzialmente sosteneva, opponendosi al principio della Trinità, che il Cristo non aveva lo stesso grado di divinità del Padre ed era a lui subordinato. Quindi, a causa del fatto che Costantino liberalizzò il culto e poi si pose come protettore dell'ortodossia cattolica, erroneamente è stato in passato considerato un imperatore cristiano, ma così non fu. Inoltre, a Costantinopoli, egli dimostrò di non avere intenzione di realizzare una capitale cristiana. Realizzò poche chiese e soprattutto incentivò l'edilizia civile.
Egli voleva creare una nuova capitale imperiale, politica ed economica. Voleva celebrare l'autorità imperiale, il suo potere e la sua dinastia. Realizzò, oltre al foro che fra un po' vedremo, il primo nucleo del grande palazzo e ampliò l'adiacente ippodromo che fu collegato al palazzo. Realizzò edifici per il senato, le terme e vari luoghi di raccolta per la popolazione e ornò tutto con statue portate da ogni parte dell'impero. Conosciamo invece solo 4 chiese con certezza attribuibili a Costantino: San Moce e Santa Cacio, la famosa Sant'Irene, non lontana dal palazzo, e i Santi Apostoli, dove Costantino decise di farsi seppellire e dove vennero seppelliti quasi tutti i successivi imperatori fino all'XI secolo. Il complesso, ora scomparso, comprendeva la chiesa e il mausoleo vero e proprio, circolare. Ma vediamo la mappa della città con evidenziati i luoghi più importanti. Dal nucleo centrale del palazzo dell'ippodromo, che vedremo prossimamente, partiva una grande strada delimitata da portici colonnati, chiamata Reggia o Mese, che fu l'asse portante della topografia di Costantinopoli anche dopo Costantino. La Mese, come prima cosa, andando verso ovest, attraversava il foro di Costantino, che analizzeremo fra poco. Poi incontrava il Forum Tauri, che fu creato successivamente sotto Teodosio. Ancora verso ovest si raggiungeva un'altra piazza chiamata Philadelphion, famosa perché era qui, su due colonne di porfido, che si trovava il celebre gruppo dei cosiddetti tetrarchi, ora a Venezia. Infatti qui è stato ritrovato il piede che manca al gruppo scultoreo. I 4 personaggi abbracciati potrebbero forse essere i primi tetrarchi, appunto, cioè Diocleziano, Massimiano, Costanzo Cloro e Galerio, ma alcuni studiosi ritengono che sia più plausibile che si rappresentino Costantino e i suoi 3 figli maschi. All'altezza del Philadelphion la Mese si biforcava. Un braccio andava verso nord-ovest e arrivava alla chiesa dei Santi Apostoli, l'altro continuava sempre in direzione ovest e raggiungeva il Forum Bovis e poi il Foro di Arcadio. Abbiamo una testimonianza particolare della città da questa tabula, che è conservata a Vienna ed è una copia medievale di una grande carta stradale dell'Impero Romano, risalente molto probabilmente alla metà del IV o all'inizio del V secolo d.C. Questa vignetta mostra Costantinopoli nella sua conformazione geografica e vediamo una colonna coronata da una statua eroica nella quale possiamo riconoscere la colonna di porfido eretta in onore di Costantino nel foro. La statua era in bronzo dorato e raffigurava Costantino nelle vesti di Apollo Helios, il suo dio protettore, e stando alle fonti doveva avere la testa cinta da un diadema raggiato e, come si vede anche da questa vignetta, reggeva nella mano sinistra il globo e con la destra impugnava la lancia. Quindi la statua assimilava l'imperatore al sole, celebrandone la maestà e il potere. Sempre in questa vignetta, accanto alla colonna, è raffigurata la personificazione della fortuna di Costantinopoli, seduta su di un trono, che è un'immagine di carattere esaugurante e la ritroviamo anche sulle monete emesse dalla zecca di Costantinopoli. Il foro di Costantino era monumentale, di forma ellittica e delimitato da portici semicircolari colonnati a 2 piani. Era inoltre ornato da numerose statue fatte portare da tutte le città dell'impero. È andato quasi tutto perduto perché la piazza è stata, nel corso dei secoli, devastata da terremoti e incendi. Abbiamo però dei disegni, tra cui questo di un artista fiammingo che soggiornò a Costantinopoli tra il 1574 e il 1575, che si riferisce alla colonna di Arcadio, sita nell'omonimo foro, dove è riprodotta in maniera minuziosa tutta la decorazione a spirale. Anche la colonna di Arcadio è scomparsa dal XVIII secolo, ne rimane solo il piedistallo. Comunque sia, in questo disegno, che ne documenta la decorazione, troviamo il foro di Costantino riassunto da una schematica struttura circolare a raggiera, che ovviamente riproduce i portici proiettati sul piano. All'interno si vedono alcuni dei gruppi statuari descritti dalle fonti e la colonna di Costantino. E invece un esempio reale di quello che doveva essere il foro ce lo danno i resti della piazza ellittica di Gerasa in Giordania, una città di fondazione ellenistica che però si sviluppò nel periodo romano. Torniamo a Costantinopoli e vediamo ora la colonna di Costantino, unica sopravvissuta del complesso del foro, anche se con tante trasformazioni. Innanzitutto vediamo che non c'è più la già citata statua di Costantino, che fu posta in cima proprio nel giorno di inaugurazione della città.
Questa statua, infatti, fu anch'essa più volte danneggiata dai terremoti e alla fine si infranse al suolo, insieme al sottostante capitello, durante una violenta tempesta di vento nel 1106. In seguito fu sostituita da una croce dall'imperatore Emanuele I Comneno, che regnò dal 1143 al 1180. Per tutta la durata dell'impero bizantino, questa colonna rappresentò il simbolo della fondazione e dell'esistenza stessa della città. Altra trasformazione riguarda il basamento, che è stato avvolto dal 1779 da un deturpante involucro di muratura ottomana. Sotto la colonna furono inoltre deposte e venerate reliquie cristiane e pagane. Il fusto è scandito orizzontalmente da serti d'alloro, che oltre a mascherare funzionalmente la struttura composita formata da sette tamburi di porfido, sottolineano la simbologia trionfale del monumento. In tempi moderni la colonna è diventata una fermata della linea tranviaria. In ultimo vediamo un disegno della colonna fatto dallo stesso artista fiammingo di prima. In questo disegno vediamo l'originale basamento, che era posto su una piattaforma sopraelevata da 4 gradini ed era decorato solo nella parte inferiore da un semplice motivo floreale a cassettoni. Per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima!